Furore 2, quarta puntata. Cosa si cela dietro all'omicidio di Vito? Nella quarta puntata della fiction Furore 2 vedremo Saro confessare i suoi sentimenti a Marisella e Giovanna ricostruire il suo passato grazie ai ricordi di sua madre. La seconda stagione dell'amata fiction Furore 2 giunge alla sua quarta puntata, sebbene la programmazione domenicale non stia giovando molto agli ascolti, che stentano a decollare. Al centro della puntata troveremo il forte e proibito sentimento nascente tra Saro e Marisella e il misterioso passato della nuova protagonista Giovanna. Illicata non riuscirà a nascondere più il suo amore per la bella Marisella, sebbene questo faccia soffrire inevitabilmente la sua ex fidanzata Giuseppina. Le indagini sulla morte di Vito, sebbene apparentemente chiuse, avranno una svolta importante grazie ad una nuova intrigante pista da seguire. Giovanna, che ha ritrovato la sua vera madre in un ospedale psichiatrico, proverà a ricostruire con lei il suo passato. La donna inizierà infatti a ricordare episodi significativi per la vita della bella napoletana. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Furore 2, terza puntata, dove ci eravamo lasciati? Nella terza puntata di Furore 2 abbiamo visto Saro ottenere finalmente giustizia per la morte di suo fratello Vito, grazie alla fondamentale testimonianza di una giovane prostituta di nome Asia. La gelosia di Giuseppina nei confronti di Marisella è diventata incontrollabile. La ragazza, stanca degli atteggiamenti di sua sorella, le ha ordinato di allontanarsi definitivamente dall'uomo che ama. Intanto Giovanna, dopo una serie di accurate ricerche, ritrova sua madre, rinchiusa in una clinica psichiatrica. La donna non ricorda purtroppo nulla del suo passato. Infine, abbiamo assistito alla dichiarazione d'amore dell'affascinante tenente Franco a Giovanna. Cosa vedremo nella prossima puntata? Furore 2, trama, quarta puntata. Saro e Marisella innamorati. Le indagini sulla morte di Vito sono tutt'altro che finite. La polizia, che credeva di averne individuato l'assassino, si è ritrovata semplicemente dinanzi all'esecutore materiale dell'omicidio. Ma cosa si nasconde dietro la morte del capostipite Licata? Proprio quando tutto sembra essere arrivato ad un vicolo cieco, inaspettatamente si apre una nuova pista. Cosa succederà? In questa puntata assisteremo alla nascita della storia d'amore fra Saro e Marisella. I due non riusciranno più a nascondere i loro sentimenti. Saro confesserà a sua cognata di essersi perdutamente innamorato di lei. D'altro canto la ragazza, sebbene le liti con la sorella, non ha intenzione di rinunciare alla sua felicità. Come reagirà Giuseppina? I due, nonostante i dissapori, riusciranno a riscrivere serenamente il loro futuro? Nel frattempo, il ricco e potente Osvaldo Caligaris rivela al suo figlioccio, Franco Belmonte, di aver avuto un ruolo chiave nel passato della madre naturale di Giovanna. È stato davvero lui a privare la ragazza della sua famiglia d'origine? La bella napoletana è però fermamente convinta che l'uomo d'affari non dica tutta la verità, poiché i ricordi di sua madre iniziano a riaffiorare e a raccontare una storia piuttosto diversa. La signora Spada, dopo essere rimasta per anni chiusa in una casa di cura in cui è stata sottoposta a maltrattamenti e torture, inizierà a ricordare ciò che le è accaduto 20 anni prima. Cosa nasconde il loro passato?
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.